Buonasera a tutti. Un dono che non si merita si chiama misericordia. Ogni volta che mi siedo qua ho questa sensazione, è sempre una misericordia. E quindi mi sento sempre molto imbarazzato a sedermi qui, perché è una misericordia che non mi merito. Allora, questa sera volevo intrattenere, usiamo questa parola, speriamo di riuscire a intrattenervi. Spesso alle persone quando si chiede sai chi sei, è sempre una domanda molto imbarazzante, non so se avete mai fatto questa esperienza di chiedere alle persone tu lo sai chi sei, è sempre molto imbarazzante. Anzi, è più che imbarazzante, a volte è quasi angosciante per certe persone. E spesso le persone anche si defilano un pochettino, perché giustamente spesso non hanno questo tipo di risposta, non sanno veramente chi sono. Come ovviamente, oltre alla domanda chi sei, sono arrivati i rinforzi, mi sento meglio. Insieme alla domanda chi sono, c'è anche la domanda cosa faccio qui, qual è il mio compito su questo pianeta, perché sono qui. E anche a questa domanda è sempre molto imbarazzante. Fate queste due domande alle persone, vedete, rimangono sempre molto, molto a disagio. Però è fondamentale, credo, sapere chi siamo per poter interagire con questo mondo. Allora, una delle cose fantastiche della cultura indovedica è che anzi, parliamo dell'essere umano, anche se per gli animali, per anche la fauna, la flora, anche per la stessa cosa, non è che cambia, è sempre la stessa cosa. La cultura indovedica dice che l'essere umano è formato di, diciamo, di tre coperture o tre corpi, se volete. Uno è bio, l'altro è, o se volete, fisico, e il secondo è psichico e il terzo è spirituale. Allora, in sanscrito questi nomi prendono dei nomi un pochettino più particolari, ma il primo, il piano biologico fisico, si chiama Stula Sharira. Adesso volevo definire un po' cos'è un essere umano, nella sua interezza. E lo Stula Sharira, una cosa interessante della parola Sharira è che vuol dire anche vestito, copertura. Quindi noi abbiamo diverse coperture, diversi vestiti addosso. Poi c'è il piano psichico, si chiama Shukshma Sharira o anche Linga Sharira. Per darvi un'idea, è quello che si chiama in occidente il corpo astrale. E poi infine abbiamo il corpo spirituale o il corpo causale, che è il Karana Sharira. Allora, questi diversi strati, chiamiamoli così, sono formati di altri cinque substrati che si chiamano kosha. Kosha vuol dire anche, mi mancano sempre le parole, involucro. Allora, il corpo fisico ha tre substrati che sono allora, Annamaya Kosha. L'Annamaya Kosha, Anna, come Annapurna tra l'altro, Anna vuol dire cibo, quindi l'involucro formato da cibo.
Annapurna significa, sapete la montagna Annapurna? Purna vuol dire chi nutre totalmente, vuol dire Annapurna. Annamaya Kosha quindi è il corpo che viene fatto dal cibo, quindi da quello che ingeriamo, ma non solo, anche Annamaya Kosha viene, viene dato dal, per esempio, dai geni, dei genitori e dal karma, jati e karma. E questo corpo, appunto, come porta il nome Annamaya Kosha, è fatto dal cibo. Quindi il cibo che ingeriamo determina il corpo che abbiamo. Poi ci sono delle cose semplici, insomma, più mangiamo, più questo corpo si dilata, dismisura, meno mangiamo. Insomma, è un involucro abbastanza, definiamolo, malleabile, a secondo di... questo Annamaya Kosha ovviamente è molto... dipende molto anche non solo dalla quantità, ma dalla qualità delle cose che mangiamo. Come le mangiamo? Con che spirito? Allora questo, dopo l'Annamaya Kosha, c'è il Pranayama Kosha, che sarebbe il corpo energetico. Dietro a questo corpo fisico che è fatto di cibo, è sostenuto dal corpo pranico, dal corpo energetico. Perché prima del cibo questo corpo ha bisogno di questa energia, che è un'energia spirituale, un'energia che pervade tutto il prana. Sempre questo corpo, sapete che ho sbagliato? Lo Stula Shariro, l'Annamaya Kosha è solo l'Annamaya Kosha, corpo fisico, l'avevo già saltato. Parliamo del corpo psichico, il corpo mentale, o come ho detto prima, il corpo astrale. Allora questo corpo viene formato da tre substrati, o tre kosha: Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha e Vinyamaya Kosha. Come stavo dicendo adesso, il Pranamaya Kosha è l'involucro che sostiene il corpo fisico attraverso l'energia sottile. Se volete un po' il prana, questa forza, questa energia che fa sì che quando un ovulo e uno spermatozoo si incontrano, che crea già l'embrione, questo è già il prana. Quindi il prana è prima del cibo che ingeriamo, è l'energia sottile. Poi c'è Manomaya Kosha, il corpo mentale. Allora il corpo mentale, di cosa è formato? Il corpo mentale è soprattutto, o la mente se volete, è formato da tutte le cose che i nostri sensi percepiscono, e come forse ben sapete, tutte le cose che i nostri sensi percepiscono, che siano oggetti, idee e cose varie, creano quello che si chiama nello yoga delle vriti. E questi vriti, queste modificazioni della coscienza, creano il pensiero. Una cosa interessante anche della cultura vedica, contrariamente alla cultura occidentale, è che i pensieri non vengono creati nel nostro cervello, nel nostro mente. Non è il nostro cervello, non è la nostra mente che crea i pensieri. La mente raccoglie i pensieri che sono in giro per l'universo, come ho detto prima, attraverso i sensi, raccoglie questi pensieri, ma anche la mente raccoglie anche i pensieri magari che voi avete adesso, le nostre menti li raccolgono. È la vera rete internet, siamo tutti collegati in una rete meglio di internet, e questo molto spesso
Molte persone non sanno questa cosa qui, quindi i pensieri viaggiano. Non è che vengono creati qua, ma vengono immagazzinati, accolti, e come la mente è come una radiotrasmittente e una radio ricevente. Rendo l'idea? Quindi non è nel nostro cervello che crea i pensieri, li raccogliamo in giro. Quindi questo mana meya kosha, questo corpo mentale è importante, come prima nell'ana meya kosha si deve, diciamo, per tenere un corpo fisico sano, si deve essere molto, molto, prendere molto cura su che tipo di cibo, come dicevo prima, come prendere questo cibo, eccetera, perché questo andrà a influire sul nostro corpo fisico. Così è la stessa cosa con il corpo mentale. Importante quale tipo di pensieri, più che lasciare entrare nella nostra mente, come creare un vero, anche qua mi manca la parola in italiano, la dico in francese, un triage, come si dice in italiano? Una selezione, se volete, in questo sistema, un filtro, grazie mille. Si deve creare un filtro. In generale questo filtro, se non abbiamo un minimo di educazione spirituale, questo filtro è quasi inesistente, le porte sono aperte e via avanti. Poi c'è anche interessante osservare che magari i momenti, per esempio, dove quando si mangia, per esempio, quando si mangia, tutti i nostri eventuali filtri sono spariti, sono i momenti in cui noi riceviamo, o queste onde pensiere possono arrivare più facilmente perché non ci sono più. Per questo che in generale i mass media, le televisioni fanno sempre i telegiornali all'ora di pranzo e all'ora di cena. Quelli, cioè, queste cose le sanno. I momenti in cui voi state per mangiare, siete pronti a ricevere, quindi avete tolto ogni barriera, e quindi anche dal punto di vista mentale, non è solo perché mangiate, anche dal punto di vista mentale. Per questo che le televisioni, i telegiornali più importanti, se voi osservate, più o meno verso l'una, e l'ora di cena verso le 8, così 8:30, perché appunto lì in quel momento non ci sono filtri e vai con l'indottrinamento di massa, chiamiamolo così. Per questo che fanno in questi momenti. Se voi guardate gli altri telegiornali inferiori, non sono in quelli orari lì. Io ho osservato una cosetta che è interessante. Io mi sono accorto, siccome le abitudini delle persone cambiano, anche magari gli orari di pranzo così stanno cambiando, e quindi cambiano anche gli orari dei telegiornali. Non so se osservate, è veramente interessante. Quindi questo mano maya kosha è veramente importante. Riuscire a fare dei filtri per nutrirsi bene, insomma. Poi, dopo il mana maya kosha, il vinya maya kosha. È un altro strato veramente interessante, vinya maya kosha. Vinya viene anche da ghiana, conoscenza, vigna, sarebbe il corpo, se volete lo definisco così, è vero, sarebbe il corpo intellettivo, oppure se volete il corpo della discriminazione, della riflessione. Anche questo è veramente uno degli aspetti veramente interessanti, perché quello che ti permette appunto magari di creare i filtri dal punto di vista mentale, ma è ancora più interessante a seconda di le cose che noi lasciamo entrare nel corpo mentale, quello che lasciamo entrare in profondità nell'inconscio, perché tante cose che vanno nell'inconscio diventeranno poi quello che
possiamo chiamare le convinzioni profonde, anche la fede se volete. Le convinzioni profonde, per esempio, può essere, non so, io sono un grande patriota, può essere una convinzione profonda, la mano sul petto così, canto l'inno italiano, questa è una convinzione profonda. La fede a una religione è una convinzione profonda. Poi ci sono vari tipi di convinzione profonda. C'è l'essere tifoso di tale o tale squadra, diventa una... È stato due giorni fa, io ho visto in televisione, io la guardo la televisione, ho visto una persona, pensate un po' che livelli, perché una certa persona aveva segnato un gol e si è messo a piangere dalla gioia. Quindi notate, senza voler giudicare, non è così, è solo notare, come vuol dire, uno ha segnato un gol e questo qui, la sua convinzione profonda è tale che si mette a piangere dall'emozione. Io personalmente non piangerei per una roba del genere. Visibilmente ho altre convinzioni profonde. Quindi questo Vinyama Yakosh è veramente importante, dove si creano le convinzioni profonde o le nostre fedi. Allora, è interessante anche dire che le convinzioni profonde, tutto quello che immagazziniamo nella mente, nel corpo mentale, diventano convinzioni profonde perché vanno nell'inconscio. Quindi molto spesso non sono cosciente. Abbiamo creato attraverso questo lasciare senza filtri, il ricevere qualsiasi informazione, piano piano certe cose vanno, queste cose possono accadere perché siamo più o meno, come dire, predisposti a certe informazioni più che altre. E questo può essere determinato, per esempio, in primis direi sono le compagnie. Frequentate un determinato determinate persone e prendete quella conformazione. Frequentate altre persone e prendete un'altra conformazione. Quindi è interessante capire questo fenomeno di come si creano le convinzioni profonde e sapere che sono nell'inconscio, e spesso appunto noi non ne siamo coscienti. Chi non ha una pratica spirituale, chi non ha un'educazione spirituale, questo è veramente, gli viene a mancare. Allora, e questo era il Shukshma Sharira o il corpo astrale, questi Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha e Vinyamaya Kosha. Perché si chiama corpo astrale anche? Avete un'idea di perché si chiama corpo astrale? Nella, diciamo, in Occidente? Non avete presente? Perché è quel Sharira che può fare, infatti i viaggi astrali, ci sono delle persone che hanno la capacità di fuori uscire dal corpo, lasciare il corpo dove è, e questi tre involucri che sono Manomaya Kosha, Vinyamaya Kosha e Pranamaya Kosha, di viaggiare nello spazio senza un corpo fisico. Sì, non dico una cosa scioccante? Io ho visto per esempio delle esperienze, ma magari anche voi insomma avrete. Un'altra cosa interessante riguardo a questo Stula Sharira, o questi tre involucre, è che quando noi lasciamo il corpo e tutto questo apparato che ci portiamo dietro, ovvero Pranayama Kosha, Manomaya Kosha e Vinyama Kosha. Quindi quando noi lasciamo il corpo, quello che ci portiamo dietro e che ci ritroveremo nel corpo successivo sono questi tre kosha. Si capisce cosa dico? Quindi per questo allora,
la nostra energia pranica, la conformazione della nostra mente, le nostre convinzioni profonde andranno a determinare il carattere del futuro essere che si metterà in un altro involucro, in un altro corpo. Non per forza sarà un corpo umano, può essere in un altro corpo. Ed è questi, tutti questi, questi tre involucri determineranno già le tendenze della persona. Se voi osservate, per esempio, anche dei gemelli monozigoti, si chiamano, nascono dalla stessa mamma, stesso padre, stessa educazione, e due individui completamente diversi. In questo potrebbe essere anche una spiegazione della reincarnazione, che c'è. Abbiamo questa cultura che veniamo dal nulla e torniamo nel nulla, veniamo da zero e torniamo a zero. C'è molto questa cultura, però se ci pensate bene, venire dal nulla, voi pensate veramente che veniamo dal nulla? Vi siete fatto questa domanda? Penso che siete qua, penso che ve la siete fatta. Sì? Se non veniamo dal nulla, non è che andiamo nel nulla. Perché se venissimo dal nulla, partiremmo tutti uguali. Non si sarebbe uno bello, uno brutto, uno ricco, uno povero, uno storpio, un atleta. Non si sarebbe questo, partiremmo tutti uguali, invece non è così. Vi dico questo perché è interessante dopo sul sapere chi siamo, insomma, dopo ci ritornerò su questo aspetto qua, ma volevo fare un po' questo quadro. Quindi questo corpo, questo stula sharira è importante, da che cosa lo nutriamo? È veramente importante, sia dal punto di vista pranico, che dal punto di vista mentale, e dal punto di vista, definiamo, delle convinzioni profonde, o la fede che noi ci mettiamo, o le cose in cui noi crediamo. È importante. E che tutto questo è il nutrimento che ogni giorno noi abbiamo. Come ben sapete, si dice, non solo di pane l'uomo si nutre, non basta il pane, non basta un buon cibo, serve qualcos'altro. E a volte non basta neanche certe convinzioni profonde. Spesso non bastano. Per questo che spesso magari quando chiedete alle persone chi sei, cosa fai in questo universo, sono in profondo imbarazzo. Perché in fondo a loro stesso non sanno chi sono, e non sanno cosa stanno facendo qui. Vi è mai capitato di avere questa sensazione? Sì, vi sarà capitato, a tutti quanti, di avere questa, io lo ripeto, questa angoscia da venire dal nulla e tornare nel nulla. No? È angosciante. Provate, fate le domande in giro, che le persone o rimangono male o cercano di dai, parliamo di qualcos'altro, pensiamo, dai, dai, giochiamo, facciamo quest'altro. Per questo che tante persone si perdono, siccome non hanno questo tipo di risposte, non sono educati a fare prima di tutto di farsi veramente questo tipo di domande e veramente cercare la risposta, allora trovano dei palliativi. L'alcol, la droga, il gioco, il sesso e così via, tutte perché diventano sempre delle patologie. Sono sempre argomenti scottanti questi. L'argomento di chi sono
e cosa faccio qui è veramente una cosa veramente impegnativa se ci pensiamo, ma trovo che sia sano pensarlo ogni giorno, è molto sano. Chi sono? Dove vado? Cosa faccio qui? Perché questo determinerà effettivamente come vivere qui. Se non abbiamo una risposta a chi sono veramente, a conoscere se stessi, determinerà molto il nostro stare qui su questo pianeta. Come diceva mia mamma ha sempre detto, io adesso lo capisco adesso, ma mi ha sempre detto, ma scusa, ma tu vuoi vivere per caso? È interessante, eh? Poi lo ripeto, mia mamma non è che era un cervello, un erudito, insomma, una casalinga, una signora molto semplice, ma mi ha sempre ripetuto questa cosa qua perché, insomma, magari vedendo cosa stavo facendo, ma tu vuoi vivere per caso? Ma forse io vedo che attorno a me molti dei miei simili viviamo per caso. Facciamo le cose per abitudini, facciamo le cose che fanno tutti, ma tanto lo fanno gli altri perché non lo devo fare io. E quindi è un po' un vivere per caso, aggrapparsi a questo, a quell'altro per trovare un attimo di, non so, una leggera scarica elettrica per sentirsi vivi. Che ti capite di cosa sto parlando? Perché alla fine ci sono tante persone, tutti noi abbiamo bisogno di sentirsi veramente vivi, piuttosto che essere dei morti che camminano. Cioè, uso delle parole forti, ma però se ci riflettete effettivamente è così. Quando non sai chi sei, che non sai dove vai, se stai, cioè non sai cosa fai, sei più morto che vivo. C'hai un corpo che cammina, c'hai un'anamaya kosha che cammina, poi magari spesso, siccome viviamo in un mondo dove sempre di più è la materia che conta, questo corpo viene curato. Cioè, viviamo nella cultura del fitness, conta solo il fitness, conta solo la facciata, e quindi questo involucro viene curato nei minimi particolari. Perfino le persone magari se lo rifanno perché non sono proprio contenti. Se lo rifanno, si rifanno il naso, si rifanno la bocca, insomma, si rifanno queste cose, ma se lo rifanno in tanti modi, non solo con la chirurgia. Anche facendo, per esempio, pesi, avete mai visto le persone? Io ho visto le persone da così, a forza di mangiare poi delle cose, non vi dico, insomma. Avete visto i wrestler, quelli che fanno i bodybuilding? I culturisti, guardate che i culturisti mangiano qualcosa come 7-8 volte al giorno. 7-8 volte, è roba impressionante. E vai, 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 vai. Tu li incontri dopo 10 anni che hanno fatto questa cosa, rimani di sasso, cioè la testa è sempre uguale, così. Il corpo è diventato una roba impressionante. Quindi è veramente, uno rimane proprio di sasso di come curare sto corpo. Poi magari effettivamente hanno un corpo che... Quindi c'è questa gran cura del corpo a tutti i livelli. Io adesso ho parlato degli uomini, ma anche le donne, insomma, hanno le loro, diciamo, le loro problematiche e se, o le loro caratteristiche, se volete, diciamo così. Poi se avete notato, anche sempre parlando della Namaya Kosha, il fatto di credere solo un involucro fatto di materia, perché di questo si tratta, quindi curiamo solo quell'aspetto, se voi osservate bene, c'è una conformizzazione,
Cioè, se voi guardate bene, anche se guardate, per esempio, io adoro la pittura, adoro l'arte, soprattutto del Rinascimento, ma se vi guardate la storia dell'arte, per esempio, come veniva raffigurato l'essere umano, se voi guardate nella storia, vedete che i canoni cosiddetti di bellezza esterne sono cambiati, è impressionante. Quindi ci conformiamo, se voi guardate i quadri del 500, anzi del 600, 700, Rubens, per esempio, ah, guarda, perfetto, hai toccato un tasto, ti ringrazio. Rubens, so una cosa. Rubens, vedete queste figure di donne, Giunone, molto rotonde, giunoniche. Giunoniche, grazie mille. Queste forme rotonde. Se voi guardate, per esempio, la raffigurazione di Michelangelo, per esempio, l'avete visto Michelangelo? Sì, sì, certo. Anche lì vedete le forme maschile, sono tutte. Questi corpi vengono, a seconda del tempo, vengono conformizzati. Quindi anche in questa epoca qui, questi corpi vengono conformizzati, diventano in un certo modo, per essere in linea con, gli altri lo fanno, io faccio lo stesso, per essere, diciamo, per essere alla moda, perché di questo si tratta poi alla fine, essere conforme agli altri. Che poi alla fine questo, siccome in questo periodo sempre di più nel Kali Yuga c'è questo il pensiero unico, c'è sempre più il pensiero unico, c'è sempre meno la varietà, si tende sempre di più al pensiero unico. Almeno fino a qualche anno fa c'era, a livello politico c'erano i comunisti, c'erano quelli della destra, era molto chiaro come anche poi c'è i poli, dopo gli estremi, sapete, si raggiungono, ma almeno c'era un'idea di diversificazione. Adesso sempre di più, cioè, è pensiero unico, perfino anche il livello della lingua, per esempio, sempre di più, che Traidas non te la prendere con me, ma sempre di più l'inglese, sì, proprio è avvenuta una colonizzazione dal punto di vista culturale, e quindi tutto viene a conformizzarsi unico, quindi ci deve essere un'immagine di essere, una lingua, un pensiero, e così, almeno io quello che osservo. Per questo che guardo ogni tanto, mi guardo la televisione per vedere un poco come succede, insomma, a volte è interessante vedere queste, così riesco a vederli. Tutto questo dipende finalmente da quello, da cosa ci nutriamo. E poi le persone pensano di essere liberi in questa conformizzazione, perché tanto il mondo non offre altro, offre solo questo, non offre l'idea non dà le risposte a chi sono io e dove vado io. Anzi, no, sto sbagliando, ne dà delle risposte. E la risposta che dà, qual è la risposta che dà questo mondo? A chi sono io e cosa faccio qui? Sei tuo corpo. Devo stare a vedere. Come? Devo vedere, sono corpo, sono questo corpo, devo vedere al massimo. A questo la vita mondo, unica, come risposta a questo mondo dà: io sono un consumatore onnivoro e sono qua per consumare. È importante onnivoro, è importante, devi nutrire di tutto, devi consumare di tutto, e meno ne hai bisogno più devi consumare. Anche un'altra cosa che mi ha sempre sconvolto e che mi sconvolge tuttora, per esempio adesso abbiamo tutti quanti, penso, il cellulare, adesso prendo per esempio, adesso non si chiamano più cellulare, si chiamano smartphone, vero? Si chiamano così? Smartphone, sapete cosa vuol dire smart in inglese? Smart, cosa vuol dire in italiano? Intelligente. Sì.
intelligente. Un smartphone. Eh? Non dite più c'è un cellulare, io c'ho un smartphone. Allora, guardate che il telefonino che di ultima generazione che comprate nel negozio, per esempio, la tecnologia di quel telefono la conoscono già da 10 anni. Cioè, ma fa riflettere questo. Perché non ti danno l'ultimo dell'ultima generazione? Perché prima ti devono vendere tutto il resto. Eh? Ti fanno credere, ah, questa è l'ultima generazione. No, non è mica vero, sono molto più avanti. Ti devono vendere tutti i passaggi. La rimanenza del magazzino. Esatto, rimanenza in magazino. Ti devono vendere, perché tanto lo sanno bene che ti porteranno a cambiarlo. Fra 2 anni, ma poi anche sempre meno, anche meno. Ah, adesso il Samsung 5, 7, 8, 9, 10. Se avete visto la Samsung, c'è anche un coso per mettersi davanti agli occhi. Ti metti il. Se avete visto? Siamo andati. Ma guardate che avete presente. È come vedere la realtà virtuale, sì. la 3D. Sì. O guardate che questo è come farsi dell'eroina, si diventa dipendenti, è come farsi dell'eroina, è una droga. Allora l'eroina è proibita, ma questo no, è interessante. E guardate che è pericoloso quanto l'eroina, secondo me, cioè, deve essere inquadrato. Drogati di eroina ce n'erano un certo numero, drogati di telefoni. Ma qui dei drogati di ce ne sono molti, tantissimi, quasi tutti. Quindi io vi ho fatto questo un po' questo panorama così un po' apocalittico. Oh, viviamo nel Kali Yuga, quello che si chiama l'era della discordia. La cultura vedica ti dà un'altra visione del mondo, ti dà un'altra visione dell'essere, un'altra visione del mondo. E cosa ti dà come visione? Ti dai, in primis la cultura vedica ti dice la vita nasce dalla vita, la vita non nasce dalla materia, perché tutto questo sistema così in cui viviamo viene da questo pensiero, la vita viene dalla materia, è fondamentale questo principio. Siamo tanti orgogliosi così, per esempio questa visione della vita nasce dalla materia è una delle note negative del positivismo, rivoluzione francese poi via, liberté, égalité, fraternité. Se voi avete studiato un pochettino la storia francese, io ho passato la mia vita in Francia, ho fatto gli studi, la rivoluzione francese si studia. Se voglio, appena fatto la rivoluzione, dopo la rivoluzione si è passato un periodo che l'epoca della terreur, il terrore. Eh? Bastava una lettera di cachet, sapete cos'è una lettera di cachet? Allora io adesso, Yasuo Dananda mi è antipatico, non so perché magari sono vicino di casa, ma lui le sue rose sono più belle delle mie e questo mi scoccia. Allora io scrivo una lettera anonima, perché questo si tratta, una lettera de cachet, e le cachet è il, la mando al, adesso non mi ricordo più il nome del, a Robespierre, ma per esempio Robespierre, e poi domani mattina Yasodhananda è sparito completamente, bastava quello, quindi da questo ideale di libertà, egalità e fraternità
Tutte le nostre società sono, si inorgogliscono di venire da quel retaggio, da quell'ereditaggio che la rivoluzione francese. Eredità. Eredità, grazie. Ma con questo non voglio dire che l'eredità di questo è tutto negativo, eh? Ci sono delle cose positive. Ma questo, dal positivismo, cioè delle cose, anche non voglio dire che il positivismo sia tutto male, ma questa idea che la vita nasce dalla materia è pesantuccia su quali sono i nostri destini, cambia parecchio. La visione del mondo che la vita nasce dalla materia e la vita nasce dalla vita, questo ti cambia prospettiva, o no? Cambia prospettiva? Costa solo la materia, io sono di materia. Quindi ci ritroviamo a nutrire solo di cose che sono materiali e poi sì, effettivamente, anche questo io lo trovo angosciante, ma il fatto di venire dal nulla, tornare al nulla, quindi io l'unica prospettiva che in questo, e questo molto spesso negli esseri umani è inconscio, non è cosciente, in tante persone, in certi per esempio negli artisti è più cosciente, ma nella maggior parte delle persone non è cosciente che poi alla fine un mondo così non hanno prospettive. E quindi cos'è che ti rimane? Devi cercare di godere il più possibile quello che ti viene offerto qua e là, a destra, a sinistra, mai trovando una soddisfazione. Sì, magari per un attimo. Anche guardate, l'altro giorno è morto Prince. È un personaggio, un genio della musica, una persona che non gli manca niente. E via con l'io piace, e via con la droga. Lascia sgomento. Potrei capire una persona magari che sta proprio, che non ha niente, che non ha un soldo, che è brutto, è cattivo. Allora magari si rifugia in certe cose, ma una persona che ha tutto è ancora più contraddittorio. Poi se ne trovano tanti, tantissimi. Sicuramente perché non hanno un vero sbocco, una vera prospettiva, una vera speranza. Questa visione della vita nasce dalla materia lascia senza speranza, perché più ti aggrappi alle cose, l'ultimo smartphone, l'ultima macchina, l'ultimo questo, l'ultimo, quest'anno vado alle Maldive, l'anno scorso sono andato alle Seychelles, quest'anno vado alle Maldive, l'anno prossimo andrò a San Francisco e così via, eh? Vacanze. Poi come dice Mattia Vatar, mi piace come dice Mattia Vatar riguardo alle vacanze, dice siccome viaggiamo spesso per fuggire dalla nostra realtà quotidiana e quindi magari fuggire anche dei nostri problemi, allora magari pensiamo di farci un viaggio, pensiamo che i problemi ce li lasciamo a casa. Invece Mattia Vatar mi piace, dice così, guarda, uno è appena sbarcato nel bungalow e se, oltre i bagagli si accorge che si è portato anche i problemi e quindi subito deve cambiare, hop, un altro aereo, vado da un'altra parte perché e così via, quindi non trova mai una soddisfazione. E ste crociere qua, ste navi che partono, ma avete visto che 5.000 persone in sti posti. E poi non si, io in una crociera veramente, ma sembra una galera. E com'è la pubblicità che fanno delle crociere? È una galera dorata, ma è una galera, tutti quanti in città nave, ogni tanto sbarcano un posto, oh, rilasciano quasi liberi, uscite. Questi sono i surrogati che ci danno anche, che abbiamo, ti sei fatto un anno di duro lavoro, di stress, dai, ti sei,
hai magari risparmiato, mi faccio la crociera o il viaggio. Io, un esempio di pochi giorni fa, una persona che è andato alle Maldive, il sole, in inverno, quale inverno, la nebbia, a Ravenna c'è la nebbia, sapete che la zona della nebbia è a Ravenna? Cioè tutto l'inverno c'è la nebbia, così tutto per mesi e mesi e mesi, hai lavorato tutto un anno, vado alle Maldive, oh, poi vedi il prospetto delle Maldive, è bellissimo, un sole, un mare, arrivi alle Maldive perché come prima cosa ti prospetti di fare una gita in catamarano, ti fanno, tu arrivi lì, stai per andare, sali sul catamarano, arriva un uragano, ti riportano in albergo, ti tengono una settimana in albergo, è dura. Tutte le nostre aspettative prima o poi in questa visione di vengo dal nulla, torno dal nulla, prima o poi sono disattese, rimaniamo con l'amaro in bocca. E così? Fondamentale, e adesso mi è venuto in mente un'altra cosa di Marcello Tarchi, mi ha colpito. Qualche anno fa, poi magari non so, Tulsi o magari sapranno meglio di me, ma qualche anno fa è stato chiesto a Mazzavatar dalla Santa Sede, sapete cos'è la Santa Sede? Il Papa, gli viene chiesto, ma non solo a lui, anche altri personaggi eminenti, filosofi, insomma, ma anche a lui viene chiesto di scrivere una cosa su come vedevano il mondo moderno e qual è secondo loro le vere problematiche dell'essere umano in questo mondo moderno. E niente, questa cosa qua doveva essere letta, pensate un po', alla Santa Sede, al momento in cui la Santa Sede riceveva gli ambasciatori, no? E quindi venivano lette queste lettere così. Allora, quello che ha scritto Mazzavatar era il principale problema dell'essere moderno è la decontestualizzazione. Se non sappiamo chi siamo, è difficile già contestualizzarsi. Cioè, cos'è il mondo che ci circonda? Quindi questo per lui sarebbe il principale problema, era questo, la decontestualizzazione. E in primis il non sapere chi siamo. Ma se voi ci riflettete bene, è importante sapere chi si è, perché questo determina un sacco di cose. E ripeto, la vita viene dalla materia e la vita viene dalla vita, sono due cose diverse. Conoscere se stesso, ho detto, insomma, ma allora come possiamo fare a conoscere se stessi? Come possiamo fare? Avete un'idea? Oh, vi chiedo aiuto. Osserviamo i nostri pensieri. Si può osservare i pensieri. Ci sono degli strumenti per conoscere se stessi? Ce ne sono? Oh, vi chiedo aiuto, mi chiedo. Noi siamo qui per questo. Siamo qua per questo. Ci sono degli strumenti, per esempio, io vengo da quel mondo, c'è il mondo dello yoga. Lo yoga, quando parlo dello yoga, intendo il yoga classico, niyama, niyama, asana, pranayama, queste cose qua. Allora, c'avete questa via dove effettivamente, guardate, cercherò di essere il più sintetico possibile e spiegarvi lo yoga classico in un modo in cui non ho mai spiegato, ma allora, intanto yama e niyama, quello che potrebbe essere nella cultura della bhakti, il mondo Vaishnava, i quattro principi regolatori, ovvero quello che si deve fare, anzi quello che non si deve fare e quello che si deve fare.
Perché l'inizio deve essere quello? E aspetto una risposta. Perché prima quello che non si deve fare è quello che si deve fare? Prima di fare degli asana, di pranayama. E perché nel mondo della Bhakti, nel mondo di Vaishnava, cioè, ci sono i quattro principi regolatori? Perché sono così fondamentali? Ci dobbiamo proteggere. Dimmi. Perché senza mettere delle buone fondamenta, ciò che ci costruisce sopra poi crollerà. Io, mi è venuto prima mentre si cantava, mentre si cantava ovviamente indirizzavo tutte le mie preghiere al signor Chaitanya, insomma, che mi desse l'energia per poter sedermi qua e parlarvi stasera. Mi è venuto questa idea che gli esseri umani siamo come un fiume, a secondo delle nostre stati di umori e tutto quanto, possiamo essere o siamo un fiume calmo o un fiume in piena. Ma siccome i fiumi, a secondo delle piogge, a secondo di questo, possono diventare più o meno grande, più o meno grande, più o meno grosso, più o meno pericoloso, bisogna creare degli argini molto alti in modo che non facciano dei danni. L'immagine. Quindi yama e niyama, o i quattro principi regolatori, sono gli argini del fiume, in modo che non... Vi piace come immagine? Tenere tutto, diciamo, in un certo ordine, che il flusso vada in un senso, no? Perché se trabocca, finito tutto, fa dei danni incredibili. Questo è yama e niyama, yama e niyama. Contenere il fiume nell'argine. Poi arrivano gli asana. Un'altra cosa, per esempio, che abbiamo sempre la visione degli asana come qualcosa di fisico. Invece gli asana, avete tutti fatto l'esperienza che questo corpo è molto limitante. C'è una specie di dicotomia tra quello che ci permette il corpo e quello che potrebbero essere le nostre aspirazioni. C'è qualcosa che non... Poi soprattutto quando siamo ammalati è ancora peggiore. Poi più invecchiamo, più questa dicotomia è distinta. E quindi le asana, guardate, le asana sono fatti per far sì che il corpo diventi uno strumento sempre più idoneo alla nostra essenza, alla nostra anima, in modo che viaggi con più disinvoltura. Per far sì che sentirsi meno... Quindi il pranayama è ricarsi di energia e così via, non faccio la lista, ma questa è la via dello yoga. È una via molto, come lo dice a momento ad Arjuna, nella Bhagavad Gita, Krishna gli parla di questo yoga, dove devi controllare la mente, non gli parla molto nello specifico, gli parla del pranayama, e Arjuna gli dice: guarda, questo yoga a me è uno yoga molto difficile. Effettivamente è uno yoga molto difficile. Molto difficile, è veramente arduo, devi essere veramente di essere preciso al millimetro, non devi sgarare veramente arduo, essere coerente, essere allineato, non lasciarti il mangiare e lo stare in come, devi proprio... È impressionante, diventa veramente difficile. Però per fortuna, per questo siamo qui, insomma, ci sono anche dei mezzi. Però guardate che non è male anche, torniamo al mondo in cui siamo adesso, dove
dove, come ripeto, come ho detto prima, dove la filosofia dominante è la vita viene dalla materia, quindi le persone pensano di essere un corpo, più o meno bello, brutto e così via. È interessante farli fare questo percorso attraverso partire dalla propria pelle e andare sempre più in profondità, perché di questo si tratta lo yoga. Le asana e i pranayama sono queste cose qua. Fare un viaggio dall'esterno verso l'interno, in modo che tu possa agire nel mondo esterno non più partendo da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista spirituale. Questa è la cosa. Però, ripeto, questo è un cammino veramente alto. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Lungo, arduo. Siamo qui, c'è un metodo anche molto più semplice e efficace. Se siamo qui, il mondo della Bhakti, per certi versi è molto più semplice. È molto più semplice collegarsi alla dimensione spirituale direttamente. Diciamo che la via dello yoga è una forma quasi indiretta di arrivare a... Ma il mondo della Bhakti è una forma diretta, vai direttamente. Ma anche qua esistono i quattro principi regolatori. Come dice Matsyavatara, anche spesso dice, guarda che... Perché poi magari ci rispecchiamo tutti quanti, sono almeno quelli che hanno preso i voti, ma magari anche lì non è facile certe volte seguire i quattro principi regolatori. Vero? Sono, non è facile. E come dice spesso, è vero, bisogna seguire i quattro principi. Se uno ne segui tre, è meglio di niente, però non possiamo illuderci. Uno ne segue due, meglio di niente, però. Uno addirittura, meglio di niente, però. Gli argini del fiume sono poco alti. Quindi, per questo, per certi versi non è facile, ma per altri versi è molto facile. E dalla mia comprensione di questo cammino, e questo lo trovo veramente favoloso, straordinario, unico, è proprio il dono dei doni, e che ti colleghi all'essenza, a te stesso, attraverso il servizio. La cosa ancora più straordinaria è che Dio Krishna è il servizio stesso. Dico delle cazzate? Questo c'hai attraverso il servizio è la personificazione di Krishna. Quindi quando tu sei nello spirito d'offerta, nello spirito del servizio, sei già a contatto con Krishna. E il servizio, se sei già in contatto con Krishna, sei in contatto con la tua vera essenza, con la tua vera identità, come essere spirituale. È molto più diretto, molto più... È per questo che è così... Quando un devoto deve fare un servizio è contentissimo, perché il servizio è proprio la natura dell'anima, è la natura dell'anima, è l'espressione dell'anima. Il servizio è l'espressione dell'anima. E se voi osservate bene, siccome questa è una cosa innata che viene dal profondo della nostra anima, tutti quanti
coscienti o non coscienti dell'esistenza di Dio, dell'esistenza dell'anima e così via. Serviamo tutti. Tutti siamo inclini a servire. C'è chi serve i figli, chi serve la moglie o il marito, chi serve la patria, chi serve qualsiasi cosa, un servizio, le convinzioni profonde e via. Tutti abbiamo questa natura di servire, perché facendo parte della nostra propria identità più profonda, tutti abbiamo questo istinto del servizio. Allora, se sappiamo riconoscere, se sappiamo riconoscersi qual è la nostra vera identità, allora il servizio prende la sua più alta forma. Dedichi te stesso al servizio di Dio e quindi di conseguenza al servizio degli altri. È fantastico. E questa è la più alta forma di amore, l'amore è la sua forma più alta. Ecco. Perché, ritorno un po' indietro, effettivamente quando uno Krishna da Bhagavad Gita in uno shloka dice così ad Arjuna, guarda che la mente è più potente dei sensi, l'intelligenza è più potente dei sensi, della mente, e il sé è ancora più potente dell'intelligenza. Quindi stabilisciti nel sé. Quindi quando abbiamo ritrovato la nostra essenza, chi siamo veramente, allora il nostro modo di agire, interagire con il mondo cambia completamente. Si risveglia questa nostra natura del servizio dedicato al Supremo, quindi agli altri. Perché è vero che ci sono tante gente, anche cosiddette, tra virgolette, non vuole essere dispregiativo, diciamo una persona materialista, guardate, anche osservate bene, ci sono tante persone, definiamo materialiste, ripeto, non è dispregiativo quello che dico quando dico materialista, che magari sentono il bisogno di fare della carità e tieni, do i soldi per i bambini qua, do i soldi per i bambini down, sentono il bisogno comunque di avere questo approccio, insomma, quindi di nuovo nella loro natura c'è il servizio in qualche modo. Perché alla fine si sentono per sentirsi più appagati, perché magari non si sentono completi, magari hanno un sacco di soldi, ma non si sentono completi. E quindi attraverso queste forme di carità, che è una forma di servizio, trovano un pochettino di completezza. Però mettere la propria individualità al servizio di Dio, di conseguenza tu servi tutti. Io ho letto di Prabhupada che diceva, ovviamente chi conosce meglio magari mi conferma o non me lo conferma, diceva a noi, diceva, non ci interessa creare ospedale e queste cose qua, più o meno fa così, noi ci interessa fare che le persone si evolvano spiritualmente, questa è la più grande di carità. Lasciamo agli altri fare gli ospedali, poiché non è vero, cioè, gli ospedali, queste cose le facciamo anche noi, è vero, non è che. Però cioè, questa idea di una forma di servizio ancora più alta, perché questa forma di servizio comprende tutte le altre. Quindi osservi Dio, comprende tutte le altre. Sono le 7:15, non pensavo di arrivare alle 7:15. Avete qualche domanda? Aia! Dimmi. Sono sempre gli altri abitanti che siamo in questo pianeta, sì. Quanti potrebbero essere, rari sicuramente, le persone che conoscono veramente se stessi?
Adesso non mi ricordo più, ma l'ho letto da qualche parte pochi giorni fa, ma più o meno, anche perché che questo numero di persone può essere molto determinante per come potrà andare il mondo, e determina molto. Ma credo che adesso io il numero te lo posso dire con esattezza. No, ma quello che mi ricordo, che ho letto, ovviamente l'ho letto, diciamo, non mi ricordo più, ma credo che possa essere, non so, tra forse qualche migliaio. Allora, anche meno, che veramente non che hanno un'idea intellettuale di quello che sanno, cioè di quello che sono. Io vedo fanno un paragone e dicono una tartaruga che parte dal fondo della fossa delle Marianne, che sono 11.000 metri, arriva alla superficie, va a caso verso la superficie dell'oceano e con la testa imbrocca un salvagente. Dice, questa qui è la probabilità di trovare una persona perfetta. Perfetto diverso. Cioè, ti dai proprio l'idea. E credo che poi alla fine... questo ovviamente, più ci sono persone che hanno realizzato questo, ripeto, un conto è saperlo intellettualmente o stare nel cammino per... è già interessante... stare sulla strada, cioè sul cammino per, cioè già quando si è sulla strada per, insomma già siamo nella perfezione quasi quasi, insomma non siamo sulla stessa lunghezza d'onda, però effettivamente più questo numero di persone è determinante per non solo tutto il pianeta ma per tutto l'universo, perché questo determinerà l'andazzo dell'universo. Più ci sono, meglio, Poi, da quello che ho letto, mi ricordo in questa cosa qua, diceva che poi non servivano poi così tanto per così tante persone per cambiare completamente il destino del mondo. Prova la parola dell'1%. L'1%, ecco. Pensa un po'. 7 miliardi, 1% quanto fa? 70 milioni. Sono comunque tanto. Sono comunque tanti. L'Italia. Un po' più dell'Italia. Però che questo, ovviamente, che questa percentuale non ci tolga la speranza, perché ripeto, questo messaggio che ci ha portato Prabhupada è un messaggio di speranza. La speranza è che essere sinceramente nel cammino, di migliorare se stesso, di correggere i propri difetti, e già è già qualcosa. E come dice Krishna nella Bhagavad Gita, quello che tu fai adesso qui in questo cammino non lo perdi mica, nel prossimo giro te lo ritrovi, non è che la prossima volta torni da zero. Ah, fantastico! Quindi tutte le cose che noi dal punto di vista spirituale guadagniamo, non perdiamo nulla. Invece tutte le cose che ci guadagniamo nel mondo, cioè materiale, ci perdiamo tutto. Non ce lo portiamo appresso. Quando lasciamo questo mondo, non ci portiamo nella casa, nella macchina, nei soldi, non ci portiamo nulla. Invece tutti i benefici, chiamiamoli così, spirituali, te li riporti. Sei arrivato a 1%, quando riparti da 1%. Sei arrivato a 50%, prossimo giro 50%. Ci abbiamo tutto da guadagnare, niente da perdere. Dimmi. Ho detto da qualche parte. Possiamo perdere il beneficio, nel caso se facciamo offesa dei devoti,
quindi perdiamo il nostro beneficio, tutto il nostro beneficio che abbiamo fatto della pratica spirituale, se andiamo a giudicare dei devoti. Questo è vero. Non capisco. Guarda, io della tua domanda l'ho capita. Guarda l'esempio di Nityananda e Chaitanya. Quando, come si chiamava? Jagadimanda, che insomma, gente per certi versi poco raccomandabile. Bevevano, rubavano, maltrattavano le persone, uccidevano anche le persone, insomma. E a un certo momento, adesso non mi ricordo più con chi era Nityananda. Allora, Haridasa Thakur. E poi c'è, insomma, vanno a Nityananda e dicono, andiamo, cioè, siete la misericordia, Nityananda, la misericordia in persona, andiamo. Andiamo verso questi due, ma guarda questi qua, e lui ci va, si fa anche malmenare, si fa insultare, e così si fa malmenare, si fa insultare che il signor Chaitanya viene a saperlo, e il signor Chaitanya lo vuole uccidere, hanno offeso Nityananda, e vuole uccidere, invece Nityananda dice no, fermati, pensa un po'. O poi c'è, questi due hanno fatto delle offese non a me o no, a Nityananda, non a me, a Nityananda, eppure la misericordia, come ho detto prima, la misericordia è un dono che uno non si merita. Questo è il messaggio di il signor Chaitanya, ha portato la misericordia. Cristo ha portato il perdono. Chaitanya ha portato la misericordia. Non è favoloso? Mi sento di risponderti così? Sì. No, ecco, Jagadmadai però si pentono dopo. Però si pentono, cambiano vita. Ah, beh, certo. Ah, certo, perché anche questo io ti ringrazio, perché effettivamente, sapete, il perdono senza che la persona si penta veramente, il perdono vale zero. Cioè uno non si pente. Come le persone che vanno a confessarsi e poi si sono confessate, appena esso continuano, quella confessione vale zero. Cioè ci deve essere un pentimento. Come Gesù quando viene lapidata Maria Maddalena. Maria Maddalena? L'adultera. Sì, l'adultera, sì, scusa, l'adultera, sì. L'adultera, che lui dice, chi è senza peccati lancia la prima pietra. A lei gli dice, vai, l'ha perdonata, ma gli dice anche, non peccare più. Cioè, l'ha perdonata, però gli dice, non peccare più. Perché se io ti perdono e tu continui a peccare, questo mio perdono è non vale niente, continua a peccare, magari il tuo senso di colpa lì per lì è un po' più tranquillo, ma non hai cambiato niente. Ti va bene? Penso sì. Adesso forse si riferiva al fatto che se il signor Chaitanya stesso dice, se tu commetti Vaishnava Parada, cioè un'offesa a un devoto, rovini il tuo servizio devozionale. Sì. Lui dice, io perdo. Cosa perdo? Sì. Rovino il tuo servizio devozionale anche in questo cammino, perché ciò che hai guadagnato rimane nella prossima. Sì, sì. Beh, chiaramente non torni da più su questa vita. Questo è dire, il teorema matematico, no? Ok, okay. Ti ringrazio. Grazie mille. Qualcos'altro? La misericordia. Sì? Non capisco bene il vero significato. Il vero significato, beh, come ho detto prima, è un dono che non meriti. Se
se io sono tra virgolette un peccatore, mi comporto male, facciamo una cosa anche più semplice, più, diciamo, più terra a terra. Mi comporto male, diciamo, magari con la mia moglie, con mio figlio, sono un mascalzone, eppure queste persone mi dimostrano sempre affetto, amore, questa è misericordia. È misericordia, è un'espressione dell'amore, è un'espressione dell'amore disinteressato. Guarda, io ti amo così tanto, è vero, te fai un sacco di cose che non va bene, mi guarda, io ti amo lo stesso e ti do la mia misericordia, ti do il mio amore comunque incondizionato. Misericordia è uguale amore, va meglio? Sì, chiarissimo. Una volta ho fatto questa domanda, ma tu sei vede proprio, e lui mi ha risposto, la differenza tra essere compassionevole e essere misericordioso. Lui mi ha detto, la misericordia ti è una cosa che si può avere, la compassione si può la puoi avere, ma la misericordia ti arriva con la conoscenza. Lui mi ha detto, se tu vedi una persona che si sta buttando da un burrone, se tu vai e dici lo aiuto, sei compassionevole. Se capisci il motivo perché lui si sta buttando, sei misericordioso. Grazie mille. Loro mi hanno detto, il sentire tuo, questa è misericordia. È una misericordia. È stato misericordioso. Favoloso. Mi ha dato un'altra visione. Una visione ancora più ampia e più profonda, poi ovviamente insomma non viene dal primo venuto, insomma. Qualcos'altro? Vi siete divertiti? Il bello anche del cammino della Bhakti, anche questo, è che è un cammino gioioso, non è mica triste. È una vicenda triste? Anche questo, il mondo dei devoti, tutti i giorni è una festa. Tutti i giorni una festa. Cioè, il nostro interesse di conoscere se stessi come anima spirituale, individui al servizio del tutto, non il contrario, che il mondo si deve conformare ai nostri desideri, noi. Come parte di un tutto, e che serviamo questo tutto, o serviamo Dio. E questo diventa una festa. Non è sempre preparare da mangiare per nutrirsi, diventa prasada, è una festa. Allora, magari oggi, tipo qua al Centro Vaikunta, che per noi si chiama normalmente la festa della domenica, qui si fa il sabato, la festa del sabato. Però anche questo è un invito a far sì che tutti i giorni nelle nostre case sia una festa. E cosa festeggiamo? Festeggiamo con questa visione di questo collegamento. Noi come anime spirituali collegate all'anima suprema, Dio, fa sì che tutto diventa una festa. Tutto quello che fai, perfino quando vai a lavorare, anche se non ne hai voglia, ti cambia la prospettiva. Che non vai solo a lavorare per guadagnarti il duro pane quotidiano, no? Ah, il duro pane quotidiano, angosciante, è lì, diventa tutta una festa, qualsiasi cosa fai diventa una festa, è bellissimo, no? Ma credo che siete qui per questo poi alla fine, no? Magari siamo qui perché magari non ci riusciamo tutti i giorni a casa e almeno una volta ogni tanto qua, sì? Diventa tutto un pretesto per festeggiare, mi piace chiamarlo, definire la celebrazione, celebrare. Celebrare Dio, celebrare la vita. Questo è il nostro
Io ho parlato di cosa stiamo facendo qui, perché mi sono dimenticato. Ma noi siamo qui come anime per celebrare. Questo è il nostro scopo nella vita. Celebrare. E questa celebrazione ci porta nell'eternità. Questo è lo scopo dell'essere umano. Tutto, rendere tutto sacro, quindi celebrazione. Celebrazione di Dio, celebrazione della vita. E la sofferenza? Cioè, cosa intendi? Cioè, credo che per essere così ricchi, cioè, bisogna, per dare tanto, bisogna avere capito che sta dentro molto forte. Per essere così a disposizione degli altri, dobbiamo essere molto ricchi. E quindi ci dobbiamo nutrire molto. Allora questo, guarda, il nutrimento passa veramente per non solo la conoscenza di se stessi, ma veramente realizzarlo. Questa ricchezza di cui parla, perché la vera ricchezza è conoscersi veramente, realizzarlo e mettere al servizio di. Questa è la ricchezza. Ho risposto? La ricchezza è quella, non un'altra cosa. No, gli altri sono. Non sto parlando di altro, sto parlando di spiritualità. Questa è la ricchezza. E questo, la capacità di creare questo collegamento. Poi effettivamente viviamo nella vita, insomma, no, non è sempre. Siamo comunque in questo mondo, che come dice lo Srimad Bhagavatam, in questo mondo c'è un pericolo a ogni passo. Ma meno male che c'è questa speranza di poter vivere così. Meno male. Perché poi è ancora più fortunato perché sei già nel mondo spirituale, attraverso il servizio sei già nel mondo spirituale, attraverso il servizio sei già con Krishna. E io penso sempre all'essere che è il flauto di Krishna. Pensa un po' che sempre lì pure magari i vestiti di Krishna, i suoi sandali, i suoi gioielli. Adesso vabbè, sto un po' andando un po'. Come si dice, io ci metterei la firma. Ci metterei la firma. 7 mesi, va bene così? Qualcun altro? Dimmi. Allora, una cosa che scelta solo marginalmente, come sapete c'è il famoso comico Crozza che sta prendendo in giro un cuoco vegano che in realtà è un devoto che è discepolo di Marziano, come si chiama? Simone, si chiama Salvini. Simone. Simone Salvini. E di nome spirituale? Salvatma. Allora, è una cosa bella perché quando ti prendono in giro personaggi di quel tipo vuol dire che diventi famosissimo. E quindi io, non so, io ho cominciato col vegetarianesimo nell'84 e prima eri un marziano, vedere che ora invece il vegetarianesimo e il veganesimo sono una cosa famosissima, per me è una festa. E allora c'è Crozza che sta prendendo in giro questo devoto che fa il cuoco, è uno chef famoso, e già questa è una bella notizia. Tulsi ha visto la puntata di ieri sera, me l'ha scritto su internet, che che Crozza per prendere in giro ha detto: bene, ora in questo piatto usiamo l'ingrediente Vaikunta. Qualcosa di siamo in televisione. Pettinatevi perché magari poi riferisce a Crozza. Una cosa molto bella perché quanto fa lui il 40% di share. Allora aggiungiamo l'1%. Quindi il fatto di diffondere la protezione della mucca e addirittura i santi nomi. È un grande servizio. Io vi ringrazio di avermi ascoltato.